Ciao ragazzi, bentrovati agli appassionati di gioco e bentornati alla mia sezione video dedicata allo studio dell'approfondimento in Modern Electric Bass. Questa è la puntata numero, non lo so, facciamo 10, 9, non me lo ricordo. Siamo arrivati dopo la jam Mi, quindi al minuto circa 17 del video didattico. Modern Electric Bass, appunto. Quando Jaco fa vedere a Jerry lo studio del, in questo caso, le triadi maggiori per semitoni, quindi avanzando di un semitono alla volta su due ottave con le sue diteggiature. Quindi lentamente lui parte dal Sol e fa questo. Allora, ha fatto tutte le triadi a due ottave, quindi Sol e scende, La bemolle, fino ad arrivare al Si e chiude l'esercizio alla sua maniera con i bicordi, quindi prende la scala di Si e l'armonizza e fa Si, poi quarto, Mi maggiore. Re diesis minore, Do diesis minore, Si maggiore, La diesis minore, in questo caso bicordo minore, dove sono? Ah, ok, Sol diesis minore, Fa diesis maggiore, Mi maggiore, Re diesis minore, Do diesis minore, Si maggiore e slide, La diesis, sì. Allora, spunti da prendere da questo esercizio, milioni. Io quando lo vidi per la prima volta mi misi subito a fare queste triadi a due ottave, innanzitutto trovando la mia diteggiatura, che poi corrispondeva, cioè la mia preferita corrispondeva a quella che mi sembra utilizzi lui, quindi questa, diciamo Sol. Sol, Si sulla corda di Mi, poi quinto tasto suono Re, quinto tasto del Re suono il Sol, allargo col Mi nel suono di nuovo la terza maggiore che è il Si, sulla corda di Re nono tasto, con l'indice suono sul settimo tasto della corda di Sol il Re. E di nuovo mignolo, mi allungo, cioè mi allargo, suono ottava, Sol. E uso la stessa per riscendere. Ovviamente si può fare in altri modi. Si può anche salire in un modo e scendere in un altro. Si può anche modificare l'esercizio e, ad esempio, un'idea è quella di farle tutte discendenti, cioè al contrario, quindi partire in senso discendente e risalire, quindi partendo dal Si, ad esempio. Si bemolle,
La. La bemolle, eccetera, eccetera. Oppure partire in senso discendente dal Si, ad esempio. E risalire dal Si bemolle, può essere un'altra alternativa. Scendo da La, eccetera, eccetera. Tutti questi esercizi si possono anche, anzi, si dovrebbe farli anche su le triadi minori, triadi diminuite, triadi aumentate, dopodiché passare anche a invece le triadi, gli arpeggi, le quadriadi, insomma, di settima, ad esempio. Faccio la stessa cosa però inserendo la settima. Pure minori. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche qui si può prendere veramente tanti spunti per studiare, per ampliare la nostra conoscenza di tutte le triadi, degli accordi, gli arpeggi, eccetera, eccetera. Fondamentale questa cosa su tutta la tastiera. E poi è un ottimo esercizio anche per la coordinazione delle due mani, che se si aumenta un po' la velocità, torno all'esercizio originale, partiamo da Mi. Aumentando la velocità, ovviamente in modo graduale, come vedete anche io ho perso qualche nota via via. Potete mettere in loop, come sempre, un pezzetto alla volta della triade. Aumentando la velocità aumenta anche la difficoltà della coordinazione, appunto, tra le due mani, come dicevo prima. Quindi si lavora anche sulla mano destra, vedete? Si può associare anche a una delle lezioni che ho fatto ultimamente per guardare il meno possibile la tastiera mentre si suona. Quindi vedete che da un esercizio si può ricavare un'infinità di spunti per studiare, per ottimizzare il tempo a disposizione. Quindi eccetera. E si può anche fare ad esempio terzine. Facciamo minori. Sto facendo quindi triade minore. Quindi stessa cosa però minore. Quindi Mi, Sol naturale, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Mi. Pure diminuite. Aumentate. Quindi Mi, Sol diesis, Do, Re si diesis, chiamiamolo Do. Thank you.
e via dicendo. Quindi l'altro spunto che mi dà questo esercizio è quello dei bicordi, appunto di inserire le nostre frasi, il nostro modo di suonare, i nostri groove, i nostri giri di basso, i bicordi. In questo caso lui semplicemente armonizza una scala, quindi a scala maggiore di Si, abbiamo quindi Si maggiore, Do diesis minore, Re diesis minore, Mi maggiore, Fa diesis maggiore, Sol diesis minore, La diesis minore, Si maggiore. Le fa discendenti. Proprio di double stop, come li volete chiamare, bicordi, accordi a due voci, come volete, ne parleremo nella prossima puntata, dove Jaco appunto mostra a Jerry il suo utilizzo di double stop. Chiamiamoli così, non ho mai capito perché double stop, però bicordi. Anche accordi con la settima, ma si vedrà nella prossima puntata. Per oggi è tutto, ragazzi. Studiate, come ha commentato giustamente, mi sembra Roberto. Spesso si tende a dire Giacomo non va studiato perché Giacomo è unico. Io invece, nel mio piccolissimo, non nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, voglio tentare in tutti i modi. Tant'è che le ho dedicato due libri, di portare avanti e di non far dimenticare a nessuno questo eccezionale musicista, ma definirlo così è riduttivo, perché è il mio mito e perché penso che, come tutte le cose, col tempo si rischia di dimenticarle, no, però che perda, diciamo, quell'influenza che ha avuto fino a tempi più recenti su milioni e milioni di bassisti. La mia paura è che vada via via scemando, e che giustamente la vita va avanti, i bassisti sono anche avanzati tecnicamente. Io vedo dei mostri ultimamente su YouTube, però personalmente ho sempre fatto complimenti e io mai arriverò a un livello del genere, però ripeto, personalmente non mi trasmettono quello che mi trasmette Giaco, come tanti altri bassisti, anche meno virtuosi, ripeto, anche se Giaco era un virtuoso, che virtuoso, però le tecniche possono andare avanti e sento cose che magari non l'ho sentito fare nemmeno a lui, però quello che mi trasmette lui è indescrivibile. E io nel mio piccolo, ripeto, cercherò di portare sempre avanti e di tenere sempre alto il nome di questo personaggio fantastico. Quindi vi aspetto al prossimo video.